Ciao, ciao amici, oggi siamo in versione brutale, vedete, questo è un Velociraptor che squartava brutalmente la sua preda. Sì, infatti, lui invece è un Squartava Velociraptor stesso. brutalmente la sua preda perché? Perché oggi andiamo a presentare, indovinate chi? Guardate qua. Chi è Raffa? Diglielo già. Brutus, dei Bruticus, Transformer, dei Regi 1. Transformer, Regi 1, che questo Raffa. Ringrazio sempre Raffa che mi porta un sacco di cose. È la versione. Che versione è? Quella là divisa? Spiegaglielo tu. Allora, questa è la versione divisa nei vari scatoli senza quello gigante. In poche parole, esistono varie versioni di Cioè, Regi 1 negli vendevano. anni Allora, fammi 80. capire, vendevano Il i Bruticus, in questo Bruticus in versione caso, unica con con uno tutti i scatolo pezzi, grande, con tutti e cinque i gigantesco. mezzi, oppure divisi in scatoline come Qual è la più questa rara delle due? qua. Allora, la più rara delle due è questa, è proprio questa. È questa qua che ogni mezzo, come potete vedere, è diviso in ogni scatoletta. Allora, vai, questo è il nome, facciamogli dire, questi sono nomi fittizi inventati italiani No, quelli questi sono sopra. Il nome versione italiana. nome versione Quindi, italiana, ma noi lo vogliamo fare strabene. Raffa, digli il nome reale. Allora, allora, partiamo da questo. lui in realtà è Onslaught. Onslaught. Poi. Non me lo ricordo più, quello Non se lo qua. ricorda più Gaff, lasciamola Perfetto. così. Lasciamoli. Questo è Prowl. Brawl, no, Prowl. Prowl, poi Vo se non mi sbaglio, Vortex al contrario, Wing Vortex, Explorer e Rotor. Rotor. Allora, andiamoli a unboxare G1, li vediamo. Questi qua sono inizialmente trasformati già in mezzi, giusto? Sì. Quindi li vediamo subito nel dettaglio in mezzi e poi lo trasformiamo in Bruticus. Eccolo qua, amici. Raffa, lui chi è? È il Questo capo, sì, giusto? Onslaught Onslaught, che è il capo dei Combatticon. dei Combatticon. Vediamolo. Allora, questa è la vecchissima versione, ragazzi, di quando eravamo bambini, giusto? Esatto, il giugno della nostra infanzia. G1 della nostra infanzia, dovete sapere la bellissima storia del Raffa, che questo qua fu il primo giocattolo che gli regalò il papà, giusto? Stai sbagliando. No. Non, io ho avuto Superion, sia Pentaget. Ah, Superior, Pentaget, e quindi lui. Questo è il mio Combatticon preferito, cioè il Combatticon, il mio Transformer Vediamo qua, preferito. nella trasformazione si andrà poi ad aprire. Vediamo se riusciamo a farvelo I vedere bene. Combatticon sono sempre stati i miei preferiti, però ho avuto Superion o Pentaget nella versione italiana. Vediamo, vabbè, molto semplice. Questo c'è la torrettina. Cos'è un camion esattamente? Lui Sì, cosa rappresenta? è il camion da guerra, diciamo. Un camion da guerra. Vedete, passiamo al secondo. Raffa, lui è? Che Prowl, o nella versione italiana Bomber. qua gli abbiamo messo l'arma. Questa qua cos'è? L'arma aggiuntiva. Sì. Giusto? Un'arma È aggiuntiva. un'arma aggiuntiva perché senza quest'arma qua, andiamola a vedere, stacchiamola, vediamo se si riesce. Si tira solo in avanti, Raff. Un Sì, po' tranquillamente. dura, eh? E lo so. No, fai tu Aspetto, faccio prima che gli io. scasso tutto. E poi devo scassarti a te. Eccolo Vediamo. qua, vai. Allora, questa qua, vediamolo senza l'arma dietro. Occhio che vi spara! Siete puntati! Allora, questo qua, vediamo com'è. È un classico car armatino. Sì. Guardate qua il logo, Un pochettino sbiadito un perché po' sbiadito, purtroppo vabbè, è appunto. sempre Quanti anni ha vivo. questa? Più È più di 20 anni ancora un po', di 20 anni, sicuramente. ragazzi, quindi vedete un po', si vede l'età che ha. Passiamo al terzo mezzo. Allora, partiamo dal terzo mezzo. Questo qua è il simbolo dei Decepticon, Sì. giusto? Raffaele, lui è l'esperto. E trasforma. Io, ragazzi, vi dico la verità, non li seguivo tantissimo. Forse ho seguito la prima serie, la serie quella dove c'erano i dinosauri, che quella mi piaceva, era. Era sempre la Generation 1, c'hanno anche i Combatticon, Sì, infatti. Sì. era in quella serie lì. Allora, Con andiamo a i vedere Dinobot. questo qua. Bravo, i Dinobot erano. Questo qua è il terzo veicolo. Vediamo Crusher. come si chiama. Crusher nella versione italiana. Ok,
Guardate qua lo shuttle che è il quarto mezzo. Questo proprio me lo ricordo anch'io quando ero pischello. Qua dietro si ha la possibilità di attaccargli i due sparamissili laterali, diciamo così. Cosa potevano essere non si sa. Faccio Dei vedere, si cannoni. possono staccare anche questi, ma i G1 sono veramente durissimi qua. Andiamo piano piano, ok? Vedete? Si mettono qui attaccati ai razzi, ai motori. Leviamone uno. Questo è il quarto mezzo. Adesso vediamo l'ultimo, il quinto, e poi Bruticus. Ecco la quinta, il quinto e ultimo mezzo che poi andrà a formare il Bruticus. Però mi diceva Raffa, cosa facciamo? Prima il Bruticus o si Facciamo trasforma nei prima robottini tutti? trasforma e trasformiamo in robot piccoli, poi Allora, prima vi facciamo faccio vedere i quello. robottini singoli piccolini, poi andiamo a trasformarli in Bruticus. Guardate, nonostante abbia 20 anni, guardate ancora, girano bene le eliche. Tenuto bene qua un po' Vabbè, scolorito un pelino qua davanti. però è tenuto bene, dai. Fa ancora la sua bella figura. Ancora la sua bella figura, guardate. Quanti anni, eh? Come eravamo piccoli. Gioventù che se ne va, ragazzi. Allora, trasformiamoli. Raffa, dei cinque mezzi che poi vanno a trasformare il Bruticus, qual è il tuo preferito? Partiamo dal tuo Dal mio preferito. preferito in assoluto, lui Allora, che nella versione originale generale. Prowl il Il carro carambato. armato, vediamo. Allora, qua l'abbiamo trasformato in robot. Vedete, adesso vi facciamo vedere le cinque trasformazioni singole dei robottini. E poi vi facciamo vedere Il come si chiama Bruticus formato. il Bruticus Bravo formato. Allora, una cosa che faccio notare subito, perché questo è degli anni 80-90, guardate cosa vi siete accorti: non hanno le mani, tranne il centrale che è. Cioè, le mani sarebbero questi due puntini qua, vedete? Non hanno le mani. Erano negli anni 80, Allora, partiamo ragazzi. dall'elicottero, anche questo qua trasformato. Vi facciamo vedere velocemente così. Vedete, non hanno le mani. Samio. La camionetta, No, la Jeep. questa è la gippettina, la camionetta. Mamma mia, ci pensi? Ma il Bruticus che vedremo dopo sarà tutta un'altra storia. Quello di Guardiamo. dopo sarà veramente un'altra storia. Poi vedrete. A fine di questa recensione vi facciamo vedere una intro della recensione dopo. Ah, vuoi fare l'intro? Sì, Ok. rifacciamo una intro. Da chi partiamo? Vedremo. Dal mio preferito? Vedremo dopo un altro Bruticus. Questo è l'unico che ha le mani, giusto? Sì, Proprio abbiamo sì. fatto le mani che si tirano fuori, si mettono dentro da questa levetta qua. Vediamo anche dietro. Allora, andiamolo a trasformare in Bruticus. Allora, ragazzi, abbiamo trasformato il Bruticus. Allora, questi sono i piedi giusto Sì, aggiuntivi, sì, sì. che sono delle parti che troviamo dentro, che vanno incastrate sotto ai due mezzi per dargli stabilità, perché sennò non starebbe in piedi. Quindi troviamo questi due pezzi che andiamo ad attaccare. Da un lato di qua troviamo il camioncino, come si La chiama? Jeep, La gippettina, il e di qua il carro armato. carro armato. Vedete? Poi questa qua è tutta la parte centrale del camion. Dal lato di qua a sinistro poi troviamo l'elicottero, Fa da punta il braccio sinistro. che gli abbiamo messo, avete visto, l'unica arma che abbiamo in dotazione nel G1 quando è trasformato in Bruticus, che è questa qua, questa specie di fucile. Questo è il corpo, vedete, centrale. E dall'altro lato abbiamo lo shuttle che diventa l'altro braccio. Adesso cosa facciamo? Ve lo facciamo vedere, vabbè, anche dietro, ma dietro, vedete, a tutta la parte
così dei mezzi collegati. E adesso lo andiamo a vedere bene, però girare, e andiamo a concludere la recensione. A tra poco. Ecco qua, ragazzi, il mitico Bruticus. Vada a chiamare Dinobot. Ti farò distruggere, Bruticus. Guarda che bello, Raffaele. Il Velociraptor che guarda anche il Appunto. Velociraptor la recensione, ragazzi, Infatti Dinobot che vorrebbe uccidere Bruticus, praticamente il controllo è eh? Bruticus che uccide Dinobot con qualcosa pure. Qualcosa mischiando il biocombat con il G1, ma non fa niente, amici, va bene tutto. Io pensare che questo qua ha 20 anni. No, più di 20 anni. Più di 20 anni, 30 anni, ragazzi. Vabbè, non arriva. So, sì, forse arriva a 30. Perché i G1 sono proprio la nostra infanzia, quindi Generation 1 dei Transformer. Questa recensione è fatta, Raffaele, su richiesta di un grande nostro amico Paolo, di Paolo. Paolino, che ce Paolo l'ha che chiesta. aveva questo giocattolo, però lui abitava in un brutto quartiere, quindi un brutto ceffo lo picchiò e gli rubò il Bruticus, e E quindi lui ci ha ha chiesto, avuto questo trauma ha tutta la avuto questo vita. trauma per tutta la vita, lo voleva rivedere, e allora l'abbiamo accontentato. Sì. Tranquillamente poi, non è un problema. Ragazzi, rivedere ogni tanto i nostri ricordi di infanzia è bellissimo al giorno d'oggi. Anche se siamo diventati più grandi, però Paolino, vedi, Sempre ti abbiamo mantenere accontentato. praticamente le proprie passioni. Noi siamo appassionati di questo mondo qua. E vi ricordate quando Gig ci diceva che eravamo nel paese delle meraviglie? È vero. Se uno ha vissuto una bellissima infanzia, non può essere che legato tantissimo a queste cose. Che direi, dai, l'hanno già visto, tanto poi lo conosceranno tutti quanti, lo andiamo a far Sì. concludere, Andiamo a e gli facciamo concludere. vedere una intro di quello che vedranno la prossima Va recensione. bene, dai. Prendi il più grosso allora. Siamo giunti anche insieme a Raffa al termine della recensione di questo Bruticus del G1, e che dire, adesso vi facciamo vedere, come si dice, una pillola, una intro. Una Un'intro. intro, una preview di quello che andremo a vedere nella prossima recensione, sempre sui Transformer. Vai, E Raffa! sarà su questo. Che cos'è questo? Spiegami che cos'è. Praticamente è una versione migliorata di Bruticus stesso. Nuovi materiali, mezzi migliorati, e lo vedremo la prossima volta in tutta la sua interezza. E vi posso assicurare che sarà veramente gigantesco. Ragazzi, gigantesco, è il nuovo Bruticus fatto da una nuova casa, ed è veramente eccezionale. Quindi andiamolo a recensire. Adesso rimettiamo via nella scatola questo qua e andiamo a recensire quello là. Mi raccomando, like al video se vi è piaciuto e iscrivetevi al canale. Alla Mi prossima raccomando. volta. Ciao a Ciao, tutti. ciao, ciao Ciao. ragazzi.